c'è una significativa fetta della cittadinanza di Monte l'Abate che da mesi ammicca alla fusione del proprio comune con la vicina Vallefoglia. A inizio 2023 è nato un comitato a favore dell'unione amministrativa che ha avviato una campagna di sensibilizzazione sfociata prima in una raccolta firme e che mercoledì sera è stata sostenuta da un appuntamento illustrativo in merito ai benefici di un'eventuale fusione tenutasi nella sala consiliare di Montelabate. Molte delle persone incontrate si sono dichiarate favorevoli al percorso di fusione. Abbiamo deciso di andare avanti nel progetto e ad oggi sono state raccolte circa 700 firme. Questo perché crediamo che la fusione porti notevoli benefici alla nostra comunità. Per illustrare gli effetti positivi della fusione, il comitato ha ospitato la relazione di Palmiro Chielli, che ormai un decennio fa fu protagonista fondante della nascita di Vallefoglia attraverso l'unione dei comuni di Sant'Angelo Lizzola e di Colbordolo. I risultati sono più che evidenti, sono oltre 15 milioni di investimenti in circa 9 anni, che sono, direbbe mia povera suocera, circa 30 miliardi di vecchie lire per i cittadini di Vallefoglia. E quindi chi non ha fatto le fusioni non ha avuto questa opportunità, quindi anche i comuni confinanti non hanno avuto questa possibilità. Uccelli ha illustrato come l'unione amministrativa sia stata proficua in termini di investimenti e nuove opere a sostegno del comune allargato. E abbiamo fatto il Comune Nuovo, la Piazza Nuova, inaugureremo il Teatro Giovanni Santi di Bottega di Vallefoglia, che varrà anche per i cittadini di Monte l'Abate, come vale per il depuratore che è a Montecchio, che vale anche per Monte l'Abate, come vale il Nido di Pian del Bruscolo con 120 più 60 posti, che vale anche per i 15 ragazzi di Monte l'Abate. Quindi poi, essendo un po' fortunati, abbiamo anche 1,4 milioni per i prossimi 5 anni. Chiunque governerà il comune di Vallefoglia avrà 1,4 milioni euro per altri 5 anni, quindi circa 25 milioni di euro fra contributi dello Stato e contributi regionali che, se non avessimo fatto le fusioni, i cittadini non avrebbero avuto. Quindi mi pare che sia una iniziativa molto importante, quindi io ringrazio di questo invito che ci dà l'opportunità di spiegare quali sono gli effetti positivi di una fusione oppure no.